E anche oggi vi accogliamo con una nuova ricetta direttamente dal ristorante Il Palmizio di Alba Adriatica insieme al giovanissimo e talentuoso chef Michael Capriotti. Ciao Michael. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere avervi qui. Il piacere è tutto mio, Michael, che bello ritrovarti con questa ricetta. Ce la vuoi raccontare? Allora, ricetta semplice, è una pescatrice, questa si tratta di una pescatrice grande di circa 4,5 kg, quindi l'abbiamo porzionata di circa 150 grammi, 140 grammi, poi qua c'è una terrina di patate, si tratta semplicemente di patate affettate all'affettatrice o la mandolina a casa, condite con del burro nocciolato, con aromi, quindi timo, aglio, rosmarino, pepe, sale, quindi bella saporita, poi va tutta pressata in una placca e va cotta a forno a vapore a 100 gradi per circa 1 ora e 40. Poi qui c'è dello spinacino tagliato a julienne, fresco, e qui ci sono delle foglie invece di spinacino secco, semplicissime, mette il forno a 75 gradi, leggermente sbianchite nell'acqua super salata, così almeno saranno anche saporite e gustose da mangiare. E per il resto sono questi gli ingredienti. Sì. Ah, e poi scusate, c'è anche il burro bianco, che è altro che scalogni, vino bianco, quindi bello sfumato. E poi panna, latte. Che bello. Come vedete, così esce una salsa abbastanza consistente. Che bella! Bella acida, che comunque ha tutti i sentori del latticino. Comunque e del latticino, certo. Guarda, anche questa terrina di patate mi piace molto, perché sì, comunque ci stai dando due ricette in una, perché poi si accompagna. Ah, poi è veramente semplice, la portata di tutti, da rifare anche a casa e non solo al ristorante, poi è golosa come cosa. Sì, a me piace moltissimo, poi le patate le adoro particolarmente, quindi già ti dico che mi piace questo piatto. Poi la pescatrice, secondo me, è uno dei pesci più buoni e anche dei più comodi, perché non ha spine, è bella polposa. Sì, poi la pescatrice, se ci fai caso, quando la mangi, al palato assomiglia tanto alla carne di maiale, quindi ci si può lavorare bene, come si possono accostare le preparazioni che si fanno con la carne anche al pesce, tipo la puoi fare in porchetta, la puoi fare... Tu mi hai fatto un pesce che è simile a una porchetta. Sì, sì, quella era la porchetta, io ti parlo proprio invece di preparazione porchetta, quindi in padella, capito? Bello olioso, gustoso. È vero, è vero. Possiamo partire allora? Sì, cominciamo. Ok, semplicissimo. Padella, sempre bella calda. Una padellona, una padellona di ferro antica. Noi usiamo leonese, no, padella proprio di ferro, non antiaderente. Sì, questa era la padella che utilizzava sempre mia nonna, sai, proprio quella di ferro. Questo è il massimo, per fare le cotture in padella usiamo solo questo, ma è padella antiaderente. Bene, bene. Allora, perché la padella super bollente? Perché la pescatrice è un pesce carico d'acqua, quindi forte, olio che quasi fuma. Si prende, già salata e pepata questa. La sigilliamo prima, ambelati. Senti che bel rumore, Michael. La sigilliamo. Hai messo un po' di pepe sulla superficie? Sì, 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 sale, pepe, sempre già salata e pepata, prima di andare in padella. Ok. Questa più o meno, questo siamo sui 130 grammi, questa porzione non era 140-150. Ok. Tempo di cottura? Tra la scottarla e comunque sia napparla dopo col burro nocciolato siamo sui 10 minuti a mano, se no dopo si potrebbe anche continuare in forno. Ok, volando. Finalmente Michael sei tornato ai fornelli. Sì, sì. Ti mancava? Sì, parecchio, parecchio, anzi non vedevamo l'ora. Qua tutti un po' eravamo in fermento al ristorante, perché ormai chi fa sta vita è difficile farlo cambiare da un giorno all'altro, però perché ci siamo comunque riposati, vediamola bene la cosa. Io dico sempre che quello del cuoco non è un mestiere comune, secondo me è proprio una scelta di vita più che una professione, perché praticamente ti riempie completamente la vita, in realtà non ti fermi mai, quindi immagino che questo riposo forzato in voi cuochi si sia sentito ancora di più. Sì, soprattutto per il ritmo, capito? Uno è abituato sempre a vivere veloce, capito? Ti svegli subito al ristorante. Sì. Veloce. Non avere neanche il tempo per pensare a volte. No, anzi, devi pensare al giorno libero, poi il resto della settimana quando lavori agisci. Adesso quindi un bel ritorno con tanta grinta e con tanta energia anche. Adesso iniziamo ad aggiungere il burro, un po' meno. Aromi, timo. Qui abbiamo il timo. Timo, aglio, bello profumato, l'aglio lo schiacciamo.
E andiamo a nappare? Sì. Che profumino. Qui ci siamo, più o meno dovreste sempre toccarla al tatto, come quando si cucina la carne. Ok. Più o meno si capisce quando è cotta, mai cuocerla troppo, sennò diventerebbe secca. La pescatrice poi è un pesce ricco d'acqua, quindi è, cioè, è famosa per essere un pesce non asciutto, diciamo. La nostra pescatrice è cotta a puntino. Sì, adesso è pronta. La lasciamo un attimo a scolare sul tagliere. Ok. Adesso saltiamo gli spinacini. Filo d'olio, spinacini, sale. Quindi una leggera appassita, giusto? Sì, sì, leggero, deve essere abbastanza croccante lo spinacino. Ok. Adesso andiamo a tagliare la pescatrice. Ma che bella! Cottura precisa, rosata. La mettiamo a asciugare sulla placchetta. Ok, su carta assorbente. Sempre. Spennelliamo sempre con un po' d'olio. Facciamo perdere tutto il liquido in eccesso, sale Maldon. Che buono. Spinacino non troppo cotto, vedete? Ok, ci siamo. Okay, scaldiamo il burro bianco e abbiamo tutti gli elementi praticamente. Sì. Questo è un piatto semplicissimo da rifare a casa, poi ma anche molto confortante, ecco. Sì. Allora, semplicemente mettiamo la terrina, spinacino. Che bontà! È anche rustico come piatto. Sì, 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 molto. Però presentato in maniera veramente elegante. Mm-hmm. Ah, qui abbiamo i spinacini croccanti. Che belli. Ok, la pescatrice possiamo aggiungere. Bella scolata, così sì, non vi farà l'acqua sul piatto. Nel piatto, infatti. Questo è un passaggio fondamentale. E poi andiamo a salsare col burro bianco. Complimenti, quanto è bello questo piatto, Michael. Molto molto gustoso, secondo me. Sì, facile da rifare a casa. Sì, è genuino. Vero, è vero, è vero. Nessuna tecnica particolare, solamente tanta fantasia e ovviamente l'ingrediente segreto, tanto amore. L'amore. L'amore. Sempre. Michael, è stato un piacere ritrovarti. Ah, tutto mio, sempre il mio avervi qui. Grazie per averci regalato una tua ricetta. Ricordo ai nostri telespettatori che l'appuntamento con noi è quotidiano. Torneremo presto a far visita al Palmizio di Alba Adriatica per realizzare insieme al nostro Michael tante altre ricette. Vi aspetto. Buona giornata. A domani. E che state, eh? Abbiamo chef in cucina. Ah, figo il chef in cucina. La regina della pasticceria, la possiamo chiamare così. Vale, ma state, eh? Ma qua, guarda che sise qua! Che belle, morbide, bellissime! Ma che è, oh? Che c'è? Sei tu proprio, hai il chiodo fisso. Guarda che è un programma di cucina, eh. Sei pure volgare, sei pure volgare. Ma che volgare? Ma perché mi insulti? Scusa, lo sai che sono goloso? E le sise delle monache è il mio dolce preferito! Ma perché mi devi offendere? Ah, ma le sise delle monache dicevi tu? Eh sì, certo! Pensavo proprio le sise... Vale, fai schifo, fai! Pensi sempre solo a quello! Guarda, me lo vado a vedere di là in casa!